Mentre passavano gli anni, Jack fece ogni favore che il profeta gli chiese. E come il profeta aveva promesso, Jack veniva ricompensato ogni volta per le sue azioni. Le ricompense spesso giunsero in modi interessanti e inaspettati. Una delle più memorabili esperienze per Jack fu quella che accadde 2 anni dopo rispetto a quando aveva accettato di aiutare il profeta. «Jack, ho bisogno che tu vada in città domani», chiese il profeta. «Entra nel negozio di liquori Garmin alle 12:37 esatte. Un uomo ti farà una domanda. La risposta che dovrai dargli è 27. Come al solito, le istruzioni del profeta erano semplici e dirette, ma anche misteriose. Il giorno seguente, come richiesto, Jack entrò nel negozio. Di fronte a lui, un operaio edile di corporatura massiccia stava al bancone a compilare un coupon della lotteria. «Vediamo», disse l'operaio. «Il mio compleanno è il 15. Il compleanno di mia moglie, che è il 24, e l'età dei miei figli, 2, 10 e 13. L'uomo si grattò la testa e si guardò attorno, puntando a Jack. «Ehi, amico, ho bisogno di un altro numero. Ne hai uno per me?» Jack, sorridendo, disse: «27. «Davvero? Pensavo di metterci 35. Ma sai una cosa? Mi piace la tua faccia. Andiamo per 27. Con ciò, l'uomo compilò il coupon e pagò il suo biglietto della lotteria. «Ci vediamo, amico», disse felicemente, dando una pacca sulla spalla a Jack mentre usciva. Jack cercò di non pensare troppo a ciò che sarebbe potuto accadere a quell'uomo. «Vediamo come si svolgono gli eventi, Jack. Non saprai mai come finiranno le cose. Perciò lasciati stupire», lo aveva avvertito il profeta. Nonostante tutto, era impossibile non pensare a queste cose di tanto in tanto. Sapeva, conoscendo come agiva il profeta, che non c'era alcuna possibilità che avesse aiutato quell'uomo effettivamente, ma dargli un numero della lotteria sbagliato era troppo semplice per il profeta e non poteva immaginare di avergli dato il numero vincente. Quindi questo fu il modo in cui Jack si sorprese, quando 2 settimane dopo incontrò lo stesso uomo di nuovo, stavolta in un negozio di alimentari. «Ehi, amico, sei tu? Mi ricordo di te. Guarda qua, ho vinto!» Senza dubbio, l'uomo era un riccone. Indossando abiti nuovi, un nuovo orologio d'oro, un grosso sorriso smagliante, andò incontro a Jack. «Non pensavo di poterti incontrare ancora, ma sono contento che tu sia qui. Non avrei mai vinto senza di te. Ehi, lascia che ti paghi questa spesa. No, aspetta, non è abbastanza. Sei il mio portafortuna. Le persone si devono sempre trattare bene. Lo dice sempre mia mamma». Rovistando nella sua tasca, l'uomo estrasse il suo libretto degli assegni e firmò a Jack un assegno da $10.000. «È il minimo che possa fare per il mio portafortuna». Dopo aver ringraziato l'uomo e sentendosi un po' confuso dalla cosa appena accaduta, Jack corse a casa dal suo computer. Dopo averlo acceso, le parole del profeta comparvero. «Bene, Jack, come ci si sente ad essere più ricco di $10.000? «È una bella sensazione, ma non posso fare a meno di chiedermelo. Non avevamo mai aiutato qualcuno prima. Perché abbiamo iniziato adesso?» Jack chiese, sentendosi pungere dal senso di colpa. Non gli era mai piaciuto ammettere che le persone venissero ferite dalle sue azioni, ma in questo caso la sua curiosità aveva preso il sopravvento su qualche latente senso di colpa. «Oh, Jack, non abbiamo aiutato nessuno. Sì, quell'uomo è felice ora, ma perderà ogni penny nel giro di 2 anni. Lo hai visto tu stesso, da via i soldi come fossero niente. Vecchi amici, parenti perduti, verranno tutti a chiedergli soldi e ci saranno anche alcuni cattivi investimenti. Lo stress di perdere ogni cosa porterà sua moglie a lasciarlo. Porterà via anche i suoi figli. Sarà solo e squattrinato. Un uomo rovinato che sarebbe stato meglio se non avesse mai vinto. Non hai bisogno di starci male, Jack. È la stupidità e l'avidità che gli faranno questo». Jack sentì il rimorso, ma la razionalità del profeta e il focalizzarsi della sua ricompensa lo facevano sempre sentire meglio alla fine. Anno dopo anno, non c'era un favore che fosse uguale all'altro.
A volte gli effetti delle sue azioni erano diretti e semplici da notare, altre volte causavano reazioni a catena così complesse che non poteva neppure seguirle. Vai all'edificio dell'amministrazione della contea, parcheggio numero 43, alle 4:47 del pomeriggio. Jack così fece, e 2 mesi dopo incontrò Donna, della quale si innamorò e che finì per sposare. Non avrebbe mai neppure saputo che i due eventi erano correlati se non l'avesse chiesto al profeta. Jack, quando hai parcheggiato in quel posto, ho fatto in modo che la persona che avrebbe parcheggiato in quel posto parcheggiasse altrove, ma aveva tamponato l'auto accanto alla sua. Era giusto una scorticatura, ma chiamò comunque l'agente assicurativo, facendolo uscire tardi dal lavoro e facendogli perdere il treno per tornare a casa. Aspettando l'ultimo treno, fu rapinato e accoltellato. Non si riprenderà mai del tutto. I rapinatori presero le sue carte di credito e le usarono. E Jack, potrei continuare, ma ci sono altre 32 persone coinvolte. A volte questi favori saranno estremamente complicati, ma diciamo soltanto che la tua azione, sostanzialmente, ha fatto in modo che Donna fosse nel posto giusto perché tu la incontrassi. Ehi tu, sì, sto parlando con te. Lo sai che puoi diventare supporter del podcast? Avrai accesso a contenuti esclusivi e potrai ascoltare in anteprima e senza interruzioni pubblicitarie molti racconti. Cosa aspetti? Clicca nel link in descrizione e supporta il podcast. I supporter hanno sempre dei vantaggi in più. La relazione tra Jack e il profeta crebbe, seppur rimanendo per lo più misterioso. Il profeta aveva rivelato abbastanza informazioni nel tempo, così che Jack poteva avere una panoramica generale della sua storia. Jack seppe che il profeta aveva migliaia di anni. Quando era ancora vivo, il profeta era un potente indovino e artista che indicava il futuro attraverso rappresentazioni pittoriche. Un re sciocco che interpretò male la predizione del profeta e che perse una bottiglia come risultato, condannò quest'ultimo a morte. Libero dai sensi fisici ed esistendo solitariamente nel vuoto, le abilità del profeta crebbero esponenzialmente. Avendo finalmente appreso come comunicare con i viventi, il profeta iniziò a cercare quelli che avrebbero risposto, incluso Jack. E ovviamente il profeta sapeva tutto di Jack. Dopotutto era un'amicizia tale quale a quella che si potrebbe avere con un morto. E Jack era anche grato al profeta. Aveva un bel lavoro, una bella casa, una bella moglie e le persone lo rispettavano. Era felice, qualcosa che non aveva mai sperimentato prima di incontrare il profeta. Passarono 12 anni in tutto. 12 begli anni per Jack. Favori dopo favori vennero realizzati, generalmente uno al mese. Jack, seduto nello studio della sua grande casa di campagna, fu contattato di nuovo dal profeta. «Ciao Jack, ho un favore da chiederti. Questo è il più facile di tutti, non devi neppure alzarti. Chiama Pizzariago tra 2 minuti esatti. Lascia squillare il telefono per 3 volte, poi potrai riattaccare». Jack sorrise, facile e veloce. Non si chiedeva più come si sarebbero svolti questi favori, si fidava del profeta e faceva semplicemente ciò che gli veniva chiesto. Jack telefonò esattamente 2 minuti dopo. La calma della casa venne interrotta mezz'ora dopo dal campanello della porta che suonava. «Che strano», pensò Jack. «Né lui e né Donna aspettavano ospiti». Jack guardò attraverso l'occhiolino e vide un fattorino della pizza. Il logo sul suo cappello diceva «Pizzariago». Jack aprì la porta. «Ecco la sua pizza», disse il ragazzo cacciandogliela tra le mani. «Ma non l'ho ordinata io», protestò Jack. «Senti, non me ne frega un accidenti se l'hai ordinata tu o no. Il signor Riago mi ha chiesto di portarla qui, ed è quello che sto facendo», rispose il fattorino, irritandosi e sputando 3 cespugli. Jack guardò il ragazzo di fronte a lui. Sembrava avere all'incirca 17 anni, ma la cosa di lui che più saltava all'occhio era la sua stazza. Era enorme, forse 1,90 m di statura e molto ben piazzato. «È già stata pagata con carta di credito. Prenditele e basta, perché non la riporto indietro». Il ragazzo allungò la mano per la mancia. «Io non ho contante con me»,
Jack disse la verità. «Ah, chi se ne frega!» giunse la risposta disgustata. Il ragazzo sbicciò all'interno della casa oltre Jack, poi si voltò e camminò lentamente verso la sua auto, guardandosi dietro le spalle mentre procedeva. Donna aprì la scatola della pizza e ne prese una fetta. «Vieni qua in fretta, tesoro! Questa pizza ha tutti i tuoi condimenti preferiti!» ridacchiò Donna mentre la addentava. Davanti al suo computer le parole del profeta apparvero. «Confuso, Jack. Non esserlo. Il tuo vicino in fondo alla strada aveva ordinato la pizza. Il signor Riago ha detto al ragazzo l'indirizzo giusto, ma il telefono che squillava non gli ha permesso di sentire bene. Nonostante ciò, bisogna dar credito al ragazzo. Almeno ha azzeccato la via. Quindi la mia ricompensa è una pizza?» «Sì, Jack. La tua ricompensa è una pizza. E anche un po' di tempo da spendere con tua moglie. Va di sotto, mangia la pizza con lei. Goditela. Quando avrai finito, farai l'amore con Donna. Non è uno dei tuoi compiti. È solo un consiglio che penso dovresti seguire. Oh, a proposito, i tuoi vicini che hanno ordinato la pizza stanno litigando ora, proprio sullo stupido inconveniente della pizza che non è arrivata. Alcune delle cose sulle quali le persone discutono mi stupiscono davvero. La litigata si farà intensa, ma non devi preoccupartene. Va, divertiti stanotte.» Jack seguì il consiglio del profeta. Si coccolò con Donna mentre gustavano la loro cena. Poi fecero l'amore sul loro grande, confortevole divano del salotto. Donna si addormentò poco dopo le 11. Jack rimase steso là, sveglio. Quell'incarico gli sembrò strano. Togliendo cautamente il braccio da sotto il corpo di Donna, Jack lasciò il salotto e si diresse al piano superiore. Seduto al computer scrisse: «Sei lì?» «Sì, Jack. A dire il vero, sono sempre qui. Stavo aspettando che tornassi. Quel fattorino delle pizze è un bel attrezzo, eh?» Jack guardò lo schermo con un'aria interrogativa. Il profeta continuò: «È un lavoro tremendo. È stato assunto solo 3 giorni fa e il signor Riago vuole già licenziarlo. Ma essendo una persona molto fisica, è forte, veloce e un ottimo osservatore. Per esempio, ha notato che non hai chiuso a chiave la porta dopo aver preso la pizza.» «Cosa?» disse Jack a voce alta alzandosi. «Siediti, Jack. Devo dirti una cosa importante. E chiudere la porta ora non cambierà la situazione.» Jack si sedette di nuovo lentamente, guardandosi le spalle mentre lo faceva. «Vedi, Jack, è vero che non ti ho mai mentito. Ogni cosa che ti ho detto era completamente vera. Ma sì, ho trattenuto alcune informazioni. Vedi, ti dissi che ogni tua azione causa qualcosa di brutto che accade a qualcun altro e qualcosa di bello che accade a te. Ma c'è una terza opzione. C'è un ultimo fine verso il quale ogni incarico ci ha condotti. Ricordi Ellie? Certo che sì. Ciò che forse non ricordi di lei è che stava pagando le tasse universitarie di suo fratello. Quando morì, lui dovette lasciare gli studi. Stava per diventare un grande psicologo, ma adesso lavora in una fabbrica invece. Una cosa orrenda per il nostro fattorino delle pizze. Avrebbe potuto frequentare un ottimo terapista qualche anno fa. Ma quel terapista non era là per aiutarlo. Ha frequentato un quacquaraquà fraudiano invece. E ricordi del nostro vincitore della lotteria? Sì che lo ricordi. Era il vicino del nostro fattorino, dopo aver perso tutti i soldi ovviamente. Picchiò il ragazzo fino a lasciarlo privo di sensi perché gli saltò davanti all'auto in strada. Un bel trauma per il nostro giovane ragazzotto. E a sua madre non importò dell'incidente. Non lo protesse affatto. Non poteva, dopo aver usato tutte le droghe datele dal suo fidanzato, che è uno dei rapinatori che assalirono l'agente assicurativo. Comprò le droghe con i soldi ricavati dalla rapina. Vedi ora il senso della mia arte. Jack sedeva fisso verso il monitor. Voleva alzarsi per andare a controllare Donna, ma era troppo spaventato per muoversi. Il profeta continuò: «Jack, hai portato a termine oltre un centinaio di incarichi per me, ed ognuno di essi serviva ad un solo scopo,
quello di distruggere psicologicamente questo ragazzo, farlo diventare un mostro e portarlo qua stanotte. Non vedi, Jack? Questa cosa ha coinvolto decine di migliaia di persone e milioni di possibilità. Se avessi fallito in uno dei tuoi incarichi, l'intera catena sarebbe collassata. È stato tutto orchestrato da me e messo in atto da te. Insieme abbiamo creato qualcosa di meraviglioso. Questo è un capolavoro di manipolazione umana. Il nostro capolavoro. E tutto inizia e finisce con te. Due punti perfetti nel tempo. Stanotte, indirizzo sbagliato, nessuna mancia. Questo povero ragazzo finalmente ha perso la testa. È di sotto adesso, sta sgozzando donna in questo preciso istante. Jack poté udire un breve urlo soffocato provenire dal salotto, seguito da un rumore gorgogliante. «No!» urlò Jack alzandosi e iniziando a correre di sotto. «Jack, fermati!» La voce lo colse di sorpresa. Era nella sua testa, per la prima volta. Il profeta gli stava parlando direttamente. Era una voce gradevole, femminile. «Non puoi fare nulla, se n'è già andata. Lui verrà qua per te a breve e non potrai fermarlo». «Ma perché?» urlò Jack con le lacrime che gli si raduravano negli occhi. «Non è un capolavoro artistico se non inizia e non finisce con te, Jack». La sua voce di donna era confortante. «Voglio che apprezzi il fatto che ti stia parlando direttamente. Questo necessita di tutta la mia energia. E come risultato dovrò aspettare qualche anno prima di poter contattare qualcun altro. Questo dimostra quanto sei speciale per me. Per favore, non starci male, Jack. Voglio che ti prendi un istante per goderti il nostro risultato quanto faccio io». La voce si fermò per un attimo, poi continuò. «Sai una cosa, Jack? Se non ti avessi mai contattato, saresti vissuto per 85 anni. 85 noiosi, insignificanti e amari anni. E quando fossi morto, nessuno sarebbe venuto al tuo funerale. Io ti ho dato 12 bellissimi, ricchi anni. Eri felice e insieme abbiamo creato qualcosa di meraviglioso, di unico». Jack si fermò un istante e pensò ai 12 anni di felicità e le sue lacrime di tristezza si fusero a quelle di gioia. Si voltò e guardò il computer, mentre dietro di lui la massiccia stazza del folle ragazzo delle consegne apparve sull'uscio. Un coltello insanguinato pendeva dalla sua mano sinistra. Sullo schermo le ultime parole del profeta apparvero. «Non hai nulla da dirmi, Jack». Jack si asciugò le lacrime e assorbì ogni cosa il profeta gli aveva detto. Mentre il colosso si avvicinava a lui, Jack mimò con le labbra le sue ultime parole. «Grazie».